Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, cominciamo con questa season 7 e con tutte le sue novità, i suoi segreti e i suoi leaks che ovviamente non potevano mancare. Ragazzi, nel video di oggi parleremo di un sacco di novità scoperte nei file di gioco dai dataminer, parleremo ovviamente del grandissimo mistero che racchiude questo castello nel ghiaccio. C'è il segreto della season 7 in questo castello, ragazzi. Parleremo anche di quello che potrebbe arrivare con il passare dei giorni per quanto riguarda le skin, per quanto riguarda anche magari nuove modalità e nuovi eventi. E ovviamente, ragazzi, non potrò mancare di accennare a una nuova modalità che sta per arrivare prestissimo. Intanto, ragazzi, ve lo ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, soprattutto iscrivetevi al canale, ragazzi, e attivate la campanella per non perdere nessuna news e nessun aggiornamento. Ma prima di cominciare, ragazzi, a parlare dell'argomento più importante del video di oggi, voglio farvi la domanda, ragazzi. I vostri commenti qui sotto, mi raccomando, io li leggo tutti ed è una domanda semplicissima: chi preferite, Zenith o Lynx? Sono le due skin base del Battle Pass. Ditemi un po', ragazzi, qua nei commenti qual è la vostra skin preferita. Quindi, ragazzi, mentre stiamo svolazzando allegramente sopra la nuova parte di mappa, volevo farvi vedere subito ovviamente il nuovo ghiaccione, la nuova montagna che racchiude appunto il castello in questa immagine davvero meravigliosa. Forse non lo sapete, ragazzi, ma guardate un po', è stato scoperto qualcosa di interessante nei file di gioco, ragazzi. Nelle cartelle del codice sorgente sono apparse delle texture nuove. Che cosa sono? Delle immagini. Le texture sono quello che noi vediamo nuovo, che fanno capire, ragazzi, come il cubo di ghiaccio enorme si scioglierà. Ragazzi, il castello verrà svelato, ovviamente avremo la possibilità di visitarlo una volta che sarà tutto completamente disponibile, anche se, ragazzi, in realtà una piccola novità già ce l'abbiamo. Come state vedendo, mi sono avvicinato, c'è qualcos'altro. Noi leggiamo Castle Melt Update, quindi man mano che andranno avanti le settimane il cubo di ghiaccio si scioglierà. E tra l'altro, ragazzi, come vedete qua c'è già un camino e qua c'è un chest che possiamo già recuperare, anzi due ce ne sono, ma se noi ci abbassiamo in questo angolino, ragazzi, guardate sotto qua che cosa c'è. Guardate, ragazzi, si vede benissimo tutta la parte sotto del castello. È una libreria, ragazzi, ed è meravigliosa. Come potremmo vedere, piena ovviamente di scaffali. Ci sono almeno altri due piani sotto questo castello, ma secondo me ce ne saranno anche alcuni sotterranei, ovviamente, ma abbiamo la conferma che sicuramente si potrà accedere al castello man mano che andremo avanti nella season. Non si vede molto, ragazzi, possiamo spostarci leggermente, ma è molto difficile. In realtà l'unico punto in cui possiamo guardare è questo angolino. Come vedete, ragazzi, guardate, si vede proprio il corridoio che fa una L, si vede proprio quella stanza, e ancora più sotto ce n'è un'altra. Abbiamo un ingresso qui sotto e se ci spostiamo ancora leggermente possiamo vedere, ragazzi, come ci siano anche degli altri oggetti, una valigia, delle ampolle. Insomma, ragazzi, un sacco di novità anche per quello che riguarda tutto il prosequio della season numero 7. Ma ovviamente, ragazzi, le notizie non si fermano qua. Questa era solo la punta dell'iceberg, parlando rimanendo in tema, ragazzi, del nostro castello. Abbiamo anche disponibili le nuove skin, ragazzi. Ci sono questa, ragazzi, che è meravigliosa. Lui c'ha un nome, si chiama
fatemi ricordare il nome che non me lo ricordo, lui è Wingtip, se non ricordo male, o Cloudbreaker, una roba del genere. Ce n'è un'altra molto bello, ragazzi, richiama tantissimo l'aviazione della Seconda Guerra Mondiale, c'è anche la maschera antigas, veramente veramente meraviglioso. La seconda skin che abbiamo è lei, che è veramente bella. Credo che quello di prima era Cloudbreaker e questo invece è Wingtip. Ma ragazzi, la skin più interessante di tutti ve la mostro subito, ragazzi, ed è proprio questa. Boom! Guardate che roba, questa si chiama Waypoint, e ci sono delle grandi indiscrezioni che stanno cominciando a girare su Reddit e sul web che potrebbe essere la skin del Twitch Prime. Come sappiamo, ragazzi, sono già due season che non stiamo vedendo più nessuna skin del Twitch Prime. L'ultima lo avete vista, credo, nel mio video come ottenerla senza avere in realtà il Twitch Prime, e questa skin potrebbe davvero richiamare invece la skin del Twitch Prime. Quindi staremo ovviamente a vedere, ragazzi. Molto carina, riprende molto Rainbow Six, se non ricordo male, ci assomiglia veramente parecchio. Insomma, ragazzi, staremo a vedere. Insieme a queste skin che avete visto arrivano anche i nuovi balletti. Allora, questo, ragazzi, se non ricordo male, si chiama Backstroke, una roba del genere. Staremo poi a vederlo. Ne abbiamo un altro che è l'Accolade, sembra che sta starnutendo, non ho capito. Abbiamo il Mime Time e abbiamo anche il Ground Pounce, ragazzi. Quest'ultima skin, ragazzi, è veramente molto molto interessante, perché, ragazzi, ci fa un po' capire, si riallaccia ad un discorso che in realtà vi voglio dire fra pochissimo. Tra l'altro è delle mosse speciali che abbiamo sugli eroi di Save the World, proprio il Ground Pound, quindi il distruggere, il creare un terremoto con il colpo di un pugno. Ma non è finito, ragazzi, perché abbiamo anche questo, che è veramente una figata, ragazzi. È un nuovo piccone che non sappiamo di chi sia. A me, se devo essere sincero, potrebbe essere il piccone di una nuova skin del pupazzo di neve, perché sappiamo, ragazzi, che quasi certamente arriveranno anche le skin dei pupazzi di neve. Quindi questo piccone ovviamente ci lascia pensare, essendo tutto di ghiaccio, che potrebbe sicuramente essere di una delle nuovissime skin che probabilmente arriveranno più sotto Natale. Ma di quello che vi stavo anticipando prima, ragazzi, è proprio quello che è stato scoperto dai dataminer nei file di gioco. Ragazzi, sembrerebbe che ritorni proprio lui, pom, il nostro Thanos. Questo post in inglese dice: c'è stato un piccolo update dei file che sono tuttora, l'abbiamo già visti anche nella scorsa season, ci sono ancora i file di Thanos, sono stati riaggiunti e c'è stato un mini update in questa nuova season nella cartella relativa a Thanos. Hanno fatto un mini update, il nome di Thanos, il nome del file è stato modificato e sono state cambiate anche alcune immagini. Ovviamente tutto quello ci fa pensare è l'uscita del nuovo Avengers 4, e quindi, ragazzi, ovviamente Thanos è uno dei protagonisti, quindi non ha... potrebbe starci il fatto che venga aggiornato, e potrebbe starci soprattutto il fatto che Thanos tornerà nel nostro Battle Royale. È stata una modalità che hanno davvero apprezzato tantissime persone, me compreso. Mi è piaciuto veramente tanto giocare con Thanos e con la modalità Guanto dell'Infinito, quindi, ragazzi, ovviamente tutti ci auguriamo che possa tornare per Avengers 4. Ma prima di salutarvi, ragazzi, per chi ancora non lo avesse visto, eccolo qua, ragazzi, l'ombrello della vittoria, se dovessimo riuscire a portarcela a casa nella season numero 7. Ovviamente un ombrello che richiama alcuni elementi dei pupazzi di neve, la carota in alto, il colore bianco ovviamente del ghiaccio, e i bottoni fanno sì che sia proprio lui. Beh, ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qua con i primi update della season numero 7. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi
ci vediamo in live. Ciao!